Occasione dello svolgimento a Palermo del 40° convegno dell'Associazione Europea dei Conservatori è per noi una straordinaria occasione di crescita, di confronto e sono particolarmente lieto che si svolga e che ci veda tutti i protagonisti. I'm Jeremy Cox, Chief Executive of the European Jeremy Association Cox, direttore esecutivo dell'Associazione Europea dei Conservatori, Accademia di Musica e Musikhochschule. Siamo molto lieti di essere a Palermo per il 40° congresso dell'Associazione, nel nostro 60° anno dalla fondazione. Questo congresso è quello che è stato organizzato alla latitudine più a sud dell'Europa e questo è molto speciale, quindi come coincidenza in occasione di questo anniversario. Siamo molto contenti di essere qui a Palermo e tutti i delegati dei conservatori europei sono molto contenti di poter venire qui in questo clima mediterraneo a festeggiare l'occasione del 60° anniversario dell'AIC. Presentiamo oggi il 40° congresso annuale dell'Associazione Europea dei Conservatori che si svolge ogni anno in una città europea diversa. Quest'anno tocca al Conservatorio di Palermo organizzarla in collaborazione con l'Università in particolare e la Società Siciliana di Storia Patria. Il meeting prevede l'incontro di circa 350 delegati provenienti da tutte le maggiori istituzioni dell'alta formazione musicale provenienti da tutta Europa e non solo, anche dall'America e dalla Cina. Insieme ai lavori del congresso si svolgeranno anche dei concerti. Il concerto finale si terrà il 9 novembre al Teatro Massimo alle 19:30 con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio e la partecipazione solista del violinista Andrea Obiso e del basso Ugo Guagliardo diretti da Gaetano De Spinosa. È un'occasione molto importante per la città, un'occasione che permetterà a Palermo di ospitare personalità provenienti da tutta Europa e che in qualche modo conferma quello che abbiamo sempre pensato, cioè che Palermo, che si candida ad essere capitale europea della cultura nel 2019, già di fatto ha iniziato il percorso di questa candidatura perché viene naturalmente scelta come sede privilegiata per un incontro di grande importanza come questo che vede riuniti in Italia e proprio a Palermo i responsabili dei conservatori di tutta Europa. Il 9 novembre a Palermo l'annuale incontro di tutti i conservatori d'Europa dopo l'incontro dell'anno scorso a San Pietroburgo, quest'anno a Palermo, a conferma della dimensione e dell'importanza del nostro conservatorio, ma anche della capacità di questa città di fare rete e di essere in collegamento con le migliori istituzioni musicali del nostro continente. Credo che sia un motivo di orgoglio per il sindaco poter dare il benvenuto al mondo della musica europeo.